Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Il 20 e 21 aprile ad Allier si terrà una manifestazione che è un fiore all'occhiello per Allier e si tratta della Sagra del Torcetto, giunta alla 34esima edizione. Ne parliamo oggi con Roberto De Rosas e Rita Querio della Proloco di Allier. Benvenuti. È 34esima edizione, è un bel traguardo, devo dire. Il 34, infatti, è un traguardo importante. È importante per una serie di motivi, insomma, ogni anno con grande entusiasmo e soddisfazione portiamo avanti questo evento con, sì, è vero, con tanta fatica, perché comunque alla fine Certo. Questi volontari e noi della Proloco, e tante volte chiediamo anche supporto di tanti altri che ci danno il loro contributo, ovviamente ci fa tanto lavorare, però ci dà anche tante soddisfazioni. E quest'anno in particolar modo, insomma, speriamo di ottenere anche l'attestato di qualità della sagra, insomma, e sarebbe per noi una cosa importantissima. L'attestato di qualità della sagra, di cosa si tratta? Ma si tratta che abbiamo, insomma, inizialmente con un po' di timidezza e poi spronati dal nostro presidente della regione, Fabrizio Ricciardi, abbiamo fatto domanda per poter concorrere all'ottenimento della sagra di qualità. È un attestato che viene rilasciato da un ente importante che è l'UMPRI, e qui, insomma, abbiamo iniziato tutto questo iter, insomma, con la timidezza che dicevo prima, per riuscire ad ottenere con entusiasmo la risposta positiva, e quindi ci hanno dato ovviamente parere favorevole, e da qui ora dobbiamo lavorare per ottenerla davvero, questo attestato, quindi sarà Certo. Una responsabilità non indifferente. A noi come Proloco piacerà molto a questo punto, perché abbiamo cominciato a crederci davvero. Penso, e ci stiamo lavorando parecchio per riuscire ad ottenere questo bel attestato. Metterebbe la cornice a questa favola, alla favola del torcetto, come a noi piace definirla, insomma. Sì, esatto, il petalo del fiore all'occhiello, perché veramente Esatto. Cioè, sagra di qualità, esatto. E dopo tanti anni e tanti successi mi sembra il minimo. Ce l'auguriamo, qui hanno ovviamente, insomma, in questa pratica che abbiamo dovuto redigere, insomma, quindi abbiamo concorso, quindi attenderemo nei prossimi giorni, insomma, notizie di chi saranno gli ispettori che verranno ad esaminare se abbiamo noi i requisiti e se tutto quello che abbiamo descritto lo manteniamo davvero, e che quindi verranno a fare il loro lavoro Certo. Di addetti, no? Voglio dire, alle messe di misura, voglio dire, di quello che, insomma, dovrebbero poi commentare e riconoscere questo bellissimo attestato. Se riusciamo ad ottenerlo, l'alta soddisfazione è quella di andare il prossimo anno in Senato a ritirare questo bel documento, insomma. Per noi come Proloco, insomma, sarebbe una grandissima soddisfazione, Certo. Non solo per Allier, ma anche per tutto il Canavese, perché comunque è un riconoscimento di lustro e di importanza, e darebbe un'attenzione ulteriore a quello che è il nostro territorio. Senza dubbio, per il riconoscimento che viene dato alla vostra sagra, che però Allier si trova nel Canavese, e quindi la sagra fa parte delle peculiarità canavesane. Certo. Sagra, 34esima edizione, come ho detto prima, il 20 e il 21 aprile, con un programma ricco come sempre. Volete illustrarcelo? Si incomincerà quindi il sabato sera? Certo, si inizia il sabato sera al Salone Comunale Architetto Franco Paglia, dove ci sarà la serata del torcetto, e ballando e gustando. Cosa vuol dire? Che dalle 19.30 ci sarà l'ingresso, cena più ballo, e alle 21.30 solo per chi vuole ballare. Cioè, noi quest'anno Certo. Abbiamo dato l'opportunità sia alle persone che vogliono ballare, sia alle persone che vogliono anche degustare questi prodotti che Certo. Abbiamo messo a disposizione. C'è un menù fatto di antipasti piemontesi. Sì, siamo al menù che chi ci ascolta magari viene preso per la gola. Esatto, antipasti piemontesi, abbiamo i peperoni in bagna cauda, l'insalata russa, il girello tonnato, poi abbiamo un bel piatto di salumi del territorio, e salumi e formaggi, e poi abbiamo gli agnolotti al sugo d'arrosto. Quindi pensiamo di accontentare queste persone che verranno quella sera a degustare questi prodotti, e nello stesso tempo abbiamo un'orchestra che suonerà, è l'orchestra di Federica Cocco, che quindi allieterà con le loro canzoni, le loro musiche la serata.
e in più avremo appunto, come già detto il nostro presidente, avremo questi ispettori che ci faranno compagnia e valuteranno se siamo bravi o se non siamo bravi. Io spero di avere un risultato positivo, noi speriamo come Proloco e quindi ci teniamo questa cosa. Certo. Per poi aggiungo ancora una cosa, che saranno anche presenti dei barman con degustazioni di vermouth del Canavese, perché collaboriamo con la manifestazione che ha messo in piedi il comune di Allier e le Tre Terre Canavesane. Appunto avremo questa degustazione di vermouth del Canavese a base di erbaluce e cocktail a base di erbaluce spumante, quindi è un'aggiunta in più. Avremo lo zabaglione con i torcetti, quindi abbiamo un'aggiunta ancora in più alla serata. Una novità di quest'anno rispetto alla tradizione, il vermouth. Lo zabaglione con i torcetti c'era. No, quello che era già il classico. Sì. Vado avanti con la domenica. La domenica che è la giornata. La domenica è un programma molto, molto ricco. Allora, sotto gli antichi portici, ormai l'apertura della 34esima sagra del Torcetto, e dalle ore 9 ci sarà questa esposizione e vendita di dolci tipici piemontesi con il Re Torcetto, quello non può mancare. Certo. E poi ci saranno salumi, formaggi canavesani e piemontesi, cantine con i vini del territorio. Questo è in Piazza Castello, ci sarà di nuovo il vermouth come aperitivo. Ok. Dalle ore 12 in Piazza Castello ci sarà a pranzo con le Proloco. Ormai questa è una tradizione dove noi invitiamo queste Proloco del territorio del Canavesane, noi vicine, ecco, diciamo, a partecipare, a preparare un loro piatto tipico. Quindi numerosi anche quest'anno, immagino. Numerosi anche quest'anno. Chi sarà presente? Sarà presente la Proloco di Bairo con lo zabaglione, la Proloco di Cuceglio con la frittura d'uso e polente merluzzo, poi ci sarà la Proloco di Brandizzo col fritto misto alla piemontese, la Proloco di Montanaro con i famosi canestrelli, la Proloco di Samone con le frittelle di mele, la Proloco di Strambino con le lasagne al forno, la Proloco di Torre con acciuga al verde, lingua e tonino crepes dolci, la Proloco di Trausella con le zuppe di erbe della Val Chiusella, la Proloco di Fiorano con i tagliarini al pesto e il ragù di salamella canavesana, e poi ci sarà la Proloco di Allier, dulcis in fundi, certo, con gli agnolotti al sugo d'arrosto. Questo è un po', diciamo così, la giornata. E la farina in bocca, quindi, con tutti questi piatti. Certo, quindi possono scegliere tantissime cose, possono degustare tante cose. Noi speriamo che la gente sia soddisfatta come gli anni passati, e crediamo anche quest'anno in questa manifestazione. E poi ci sarà anche musica, perché non si mangia soltanto, certo, c'è anche comunque intrattenimento. Allora, aggiungo ancora una cosa, sì, prima del pomeriggio, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 ci sarà un'esposizione per la rampa del castello, per la strada che porta al castello, sì, di Fiat 500 e auto storiche, in collaborazione con le Fiat 500 Alto Canavese, quindi anche con loro abbiamo stretto questa collaborazione. Okay? Dalle 14 in Piazza Castello e sotto i portici, musica col gruppo itinerante Accordeon Street Band, e all'insegna dell'allegria e della tradizione. Certo. E dalle ore 16 in Piazza Umberto I, danza e ballo occitani con Dino Tron. Sapete tutti, o credo che qualcuno sia a conoscenza, che Dino Tron è un musicista dei Low Delphi. Brava. E i suoi allievi, ci saranno anche degli allievi. Durante tutta la manifestazione in Piazza Castello ci sarà anche i famosi trattorini, che ormai sono diventati i nostri amici, a cura di alcuni appunto amici alla Diesi, certo, che sono Giuliano, Cristiano, Giuseppe e Claudio. Ormai fedeli amici della Proloco. È bella questa collaborazione con altre associazioni, altre realtà e con altre persone, anche se appunto privati. Niente, volevo solo aggiungere una cosa, che comunque, come diceva il presidente, saranno due giorni molto intensi, molto sentiti, almeno, certo, da noi della Proloco, che comunque stiamo lavorando ormai da mesi, perché non è, per fare una manifestazione così dobbiamo partire in tempo. Quest'anno abbiamo avuto tante richieste di partecipazione, tantissimi espositori,
purtroppo qualcuno abbiamo dovuto dire di no, perché la nostra sagra è fatta sotto gli antichi portici, certo, e Piazza Castello è occupata dalle Pro Loco, quindi speriamo che non abbiano niente con noi, perché gli abbiamo detto magari no, mal in cuore, ma siamo stati costretti. Certo, sì, lo spazio è limitato. Certo. Ci siamo dati, delle regole, quindi abbiamo dato priorità assoluta, qui ci ha già dato fiducia negli anni, certo, e quindi ripetiamo con loro ovviamente questo tipo di evento. E da qua, come appena detto Rita, insomma, avremo due giorni ricchi di contenuto, insomma, non daremo spazio a quella che è ovviamente il dubbio di cosa faremo, di cosa andremo praticamente, insomma, a proporre. Ecco. Sì, non immagino. Volevo fare un sì, piccolo appunto per il sabato sera, sì, che noi gli anni scorsi facevamo entra, paghi, scegli e mangi. Quest'anno abbiamo fatto un piccolo cambiamento, cioè praticamente noi diamo la possibilità a chi entra, c'è un menu fisso come ho detto prima, quindi c'è un biglietto d'ingresso e c'è un menu fisso con un prezzo fisso. Quindi non c'è più una scelta. Volevo precisarlo perché sia chiaro, cioè perché non arrivare poi quella sera e trovarci magari qualcuno, dicevo ma gli anni scorsi, no, è così. E poi alle 21:30 c'è un ingresso per il ballo. Certo, bene bene, una saga che promette bene, sempre ricca di Pro Loco, di produttori, di hobbisti, di eventi collaterali come la cena appunto del sabato sera. Devo dire che non penso che deluderà. Ma ricordiamo, perché non tutti magari si ricordano, hanno seguito l'anno scorso la puntata che abbiamo fatto l'anno scorso, in cui abbiamo annunciato appunto la sagra, sì, come è nata? Beh, è nata la sagra, chi meglio di Rita può raccontare questa bellissima iniziativa, ed è nata, per come ce lo ricorda sempre Rita e Franco, insomma, con i famosi quattro amici al bar, no? Che si trovano, si riuniscono, certo, insomma, decidono quale potrebbe essere l'iniziativa da promuovere, e da qui hanno insomma creato quello che oggi portiamo avanti da 34 anni, scusate, quindi un paio d'anni. E qui Rita è la testimonia per eccellenza. Io mi sono solo fregiato in questi anni, insomma, di questo ruolo, insomma, di questo titolo della sagra del Torcetto, ma grazie al lavoro che hanno fatto i predecessori. Ripeto, a me piace sempre raccontarla come una favola, come dico sempre, siamo in un borgo meraviglioso e pochi sono i borghi d'Italia che hanno la possibilità di avere un castello unito a tutto il resto della comunità locale. E di solito trovi i castelli in parti alte, voglio dire, e il borgo parte bassa. Questa unione tra borgo e castello, una principessa che ne riconoscerà, voglio dire, in sostanza come il prodotto dell'eccellenza, quando insomma decise al tempo di nominarlo come il piatto da avere insomma a tavola, vedasi il Torcetto come dolce a termine del loro pasto, voglio dire, insomma, quindi siamo in un contesto meraviglioso, certo, c'è un castello, c'è la principessa, c'è il dolce, ma qual è il miglior favola? È la favola. E come dicevo prima, insomma, bello sarebbe mettergli questa cornice con questo riconoscimento di attestato di qualità. Certo, senza dubbio. Che poi voi come Pro Loco comunque esportate quelli che sono i prodotti, quindi i torcetti di Aglie e anche la sagra e anche le... Se posso inserirmi a questa domanda, direi che è frutto del lavoro che Pro Loco ha fatto in questi anni, uh-huh, con il nostro mandato, e non si è limitata a divulgare la conoscenza del Torcetto solo nel territorio locale. Certo. Abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia, abbiamo frequentato e partecipato ad altre iniziative, quindi siamo stati ospiti in altri eventi, quindi abbiamo veramente portato questo prodotto di qualità, e quindi è bene riconoscerlo. Insomma, oggi se vediamo il suo risultato e se veniamo premiati, e ripeto, siamo poi semplici volontari, e grazie forse a questa grande comunicazione. A questo permettetemi anche di ringraziare voi, Obiettivo News, perché comunque siete stati anche un motore importante per noi fin dall'inizio, di quando abbiamo gestito quel nostro mandato alla Pro Loco.
Vorrei ringraziare anche l'amministrazione comunale che è sempre stata vicina e ci ha sempre dato tutto il supporto che a noi è servito per poter portare avanti questa iniziativa, oltre anche alle altre, insomma, e ancora mi va di ringraziare tutta la nostra Pro Rocco che veramente ci mette l'anima e tutti i nostri supporter che poi sono ovviamente i promotori, a parte noi voglio dire, ma quelli che sono gli sponsor, certo, che ci danno sempre il loro contributo. Insomma, quindi questo è giusto riconoscerlo. Gli sponsor sono vitali, ma come vitale il lavoro che viene fatto dai volontari della Pro Rocco. Sì. E voi siete sempre comunque tanti, sempre tutti attivi, anche con l'aiuto dei ciuchè. Cioè, comunque siete... Beh, le associazioni, Rita, ci danno sempre il loro supporto, per noi, a noi è prezioso. Allora, le associazioni, cioè abbiamo sempre collaborato con diverse associazioni, logicamente con l'associazione dei Tre Ciuchè, voi lo sapete perfettamente, che ci ha dato una grossa mano. Quest'anno speriamo ancora nella loro collaborazione per preparare questi piatti, certo, e noi ci contiamo perché sono ragazzi giovani che danno anche uno spirito giovanile a questa Pro Rocco, perché con 34 anni di sagra non è che siamo proprio così... Siete giovanissime, giovanissime, specialmente Rita. No, comunque noi ci crediamo, crediamo non solo a loro ma a tutte le associazioni, sì, perché la Pro Rocco raggruppa un po' tutte queste associazioni che ci sono nel nostro paese. Certo. Lo sappiamo che sono tante, che ognuno ha le proprie idee, ognuno vuole fare un po' giustamente per loro, però noi siamo sempre più convinti che la sinergia sia la cosa migliore sia tra noi, queste associazioni, e con l'amministrazione comunale, come diceva appunto, perché se si ha un buon rapporto con tutti sono convinta che le cose vadano sempre meglio. Certo. Anche adesso l'ultima associazione che è nata, l'associazione commercianti, cioè certo, che è rinata un po', che sia un tramite un po' per tutti lavorare insieme e continuare a credere in questo paese, che è un bel paese. Certo. Io sono sempre più convinta che lì è un grande paese, che certo, deve dare il massimo. Noi abbiamo anche questo ufficio turistico che ci impegna tantissimo per far proprio conoscere la realtà di questo paese. Quindi ci crediamo, continuiamo a crederci e speriamo di andare avanti negli anni che ci vengono incontro, diciamo così. Sì, l'ufficio turistico vi impegna senza dubbio, perché avendo un castello all'interno del paese più altre bellezze, Santa Marta, insomma, altre peculiarità, la Pro Rocco è il suo compito principale, appunto questo. Grazie di aver ricordato ovviamente anche altre preziose. Sì, sì, che non c'è solo Castello d'Aliè. Che gli conserva in modo molto geloso. So. Certo. Poi ad Aliè sappiamo, non c'è solo il castello, ci sono altri monumenti, esatto, famosi, quindi noi creiamo... Il Meleto. C'è il Meleto, c'è la chiesa, certo, di Santa Marta, la chiesa di San Gaudenzio, certo, il Tre Ciuchè, la Santa Maria della Rotonda. Sono tutte cose che noi portiamo nel cuore. E poi noi abbiamo il borgo, che noi, per me il borgo è bellissimo, è dobbiamo cercare di valorizzarlo ancora di più. E poi appunto questa Pro Rocco, questo ufficio turistico, io ricordo sempre a tutti che non è che facendo la sagra del Torcetto o facendo un'altra manifestazione durante l'anno noi facciamo venire gente. Noi le facciamo venire tutto l'anno queste persone, sì, lo facciamo venire per tutti, perché riconoscono in questo castello, ma non solo, un paese bello. Sì, è ricco di cultura. E quindi questa sagra del Torcetto, questa edizione della sagra del Torcetto è un'occasione in più per dire alla gente: venite alla sagra del Torcetto, che si mangia bene, ci si diverte, c'è ancora musica, è bello. Però potete anche approfittarne per vedere Aliè. Esatto, questo è il messaggio, quindi dal cibo, da far scoprire il territorio. Esatto. Dire. Qualcosa che si può aggiungere? Sì, io aggiungerei ancora gli ultimi, per quanto grazie ancora a voi, Obiettivo News, e allo spazio che ci avete dato. Vorremmo come Pro Rocco ringraziare il nostro presidente regionale Fabrizio Ricciardi, il presidente della provincia Marina Vittone, che anche loro in questo percorso, alle domande fatte per poter concorrere ad ottenere questo attestato, hanno dato il loro supporto e contributo a far sì che ovviamente questa cosa avvenga in sostanza. Quindi ci auguriamo, insomma, che ciò in sostanza veramente ci dà la possibilità di ottenere quel documento e quel riconoscimento a beneficio di tutti quanti. Ce l'auguriamo, è meritato.
Rita, qualcosa da aggiungere? Certo, vi aspettiamo tutti, tutti, da ovunque, sabato 20 aprile e domenica 21 aprile, quindi benvenuti da lì. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Quindi riprendo l'appello di Rita. Sabato 20 e domenica 21 aprile a Dalie, 34esima edizione della Saga del Torcetto. Non potete mancare. E continuate a seguire Obiettivo News.